Luca, un applauso da casa voi che ci guardate, fate così con le mani, non in tasca perché fa male. Luca, come ti chiami? Luca. Ah, e gli altri come ti chiamano? Luca. Lo chiamano tutti Luca, è veramente un Luca. Luca, sei qua per cucinare questa sera un tipo di musica, sì, giusto? Pugola d'oro delle valli. Un gruppo che si dedica all'improvvisazione, nella maggior parte dei casi, però strizzando sempre un occhio al business, diciamo, un gruppo che cerca di comunque sfondare, di creare una hit a modo suo. Quindi una ricerca artistica che va in una direzione, c'è cioè un po' di ricerca personale, musicale, ma anche cercando di piacere, oppure proprio di no, io me ne me fotto, vado, ricavo, no? No, adesso stavo scherzando, no? Insomma, se piacciamo o no, alla fine non ci interessa il giusto, però ci divertiamo molto, sì, ricerche, i trip del momento, o anche non del momento, nel gruppo, e viene fuori questo amalgama un po'. In particolare, che cosa ci combini con la tua pugola d'oro? Stasera siamo due voci, tastiere e synth. Improvvisazione. Improvvisazione, così con due voci, e niente, ci combinerò qualcosa. Chissà, poi dicono sempre improvvisazione. Studiato. Da dove parte la tua musica? Da dove parte l'intestino, i polmoni, tutte le casse di risonanza che usi alla meglio? Da dove comincia il tuo. Dici quando è cominciata la prima volta che hai deciso di intraprendere questa carriera, questa vocale, questa cosa, insomma? La prima volta, stranamente, mi è capitato in chiesa, mentre cantavo in chiesa. A qualcosa servirà questa cazzo di chiesa? Hai visto cosa ha fatto quella di tua figlia? La prima volta che è abitato in chiesa l'ho chiamato l'esorcista, perché poi il risultato dopo è stato un po'. E poi, diciamo, da lì sempre mi ha divertito cantare. Poi dopo decidere di essere un cantante è successo molto molto dopo, però cantare ho sempre cantato da canto da un casino di tempo. Io ti conosco ormai, cosa sono, 6 mesi, e tu sempre sentito cantare, un po' di più. Quindi è un'avventura che ti accompagna fin da ragazzo, fin da bambino, una cosa che la musica, la canzone è una cosa che ti porti dentro e la porti ovunque tu vai. La musica, sì, oltre alla canzone, cioè, nel senso che mi piacciono anche le scoregge musicali, mi piacciono, che non sono vere e proprie canzoni, però mi divertono anche cose diverse dalla canzone. La scoreggia musicale cosa sarebbe, scusa? Per dire, nel senso che dato una cornice, poi dentro mi può piacere anche una scoreggia fatta in un certo modo, cioè non è che sono di quel punto di vista lì. Libera l'espressione, quindi non è un concerto per petomani, quindi state tranquilli. No. Dici qualcosa di. Adesso io ti conosco da diverso tempo e so che hai avuto diverse avventure musicali, diverse storie anche, no? Che ti sei occupato, so, per un periodo di un po' di trash, per un periodo hai fatto delle song, poi hai cominciato appunto a portare fuori il vocalizzo che già facevi per conto tuo. Nel frattempo hai messo incinta una signora, l'hai sposata, ci hai fatto un bambino e al tuo matrimonio hai cantato anche le canzoni trash per tutti quanti. È stato bellissimo. Raccontaci un po' la tua storia evolutiva fino a qui, oggi, qua davanti a questo bicchiere di vino. Il mio primo trip musicale in assoluto è stato Springsteen, in assoluto, quindi 16 anni, diciamo, ma così, perché proprio vengo da una famiglia dove nessuno gli ha mai fregato un cazzo di musica, eccetera. Per un strano caso, così, mi sono appassionato a questo personaggio, poi alla fine l'attitudine comunque musicale, per esempio nel rock, per me è comunque trasversale, quindi anche nel tempo non è che ho perso quel piacere verso quel tipo di suono. Springsteen. Sono stato al metal, diciamo, poi mi ha veramente aperto, diciamo. Il tuo baffo viene da lì, dici la verità. No, il baffo mi piace perché è così, mi piace. È più facile che venga da un film porno che da Zappa, per dire, però. Anche quella è un'espressione che si può magari uno può rientrare in diversi nelle scoregge musicali, se vogliamo, però fa piacere, no? È libertà. Dopo da lì, ma anche i gruppi hanno seguito un pochino questa mia evoluzione a livello di ascolti e di gusto, diciamo, quindi sono partito dal metal, anche coi gruppi, poi abbiamo cominciato con quello che te dici, i pezzi trash, alla fine c'è, cioè, il brutto che non è che molti erano volutamente trash, erano solo dei pezzi metal, magari con dei giri che naturalmente mettevamo insieme, che uno può pensare non ci sta a dire un cazzo, magari c'è anche ragione, e i testi erano reali, cioè più che trash, però capito, se te una cosa invece di chiamarla in mille modi la chiami col suo nome, non so, merda o cazzo, già uno dice ah, fai musica trash. In realtà era un modo per dare un po' senso al fatto che stavano suonando, ecco. No, ma io rispetto moltissimo la musica trash. Anzi, è un termine che ho sentito la prima volta da te. Ma tu ti senti ora qui più autore o più interprete?
Io sono un cantante, uno che usa la voce, quindi per me questo è differente. Qua non c'è autore, interprete, dipende, cioè, in questo caso qui autore, perché comunque le musiche sono tutte originali, non facciamo pezzi di altri, sono frutto anche di improvvisazione, ma si compone anche improvvisando, cioè la maggior parte. Si comincia così poi alla fine. Sì, anche se finisce a volte così, nel senso che parte il giro, la cosa che ti diverte, boh. Però sì, più autore sicuramente, cioè, oltre che interprete, a me è sempre interessato fare la musica mia, boh. Quindi questo per me è fondamentale, devo fare musica, fare la musica mia. Poi giusto, giusto, è anche bello vedere che c'è una propria rischia, proprio in un certo modo, raccontare una propria musica, che magari può anche dire, ah, però non la senti mai. Tu hai qualcuno a cui ti ispiri in particolare o... Ah, vabbè, i grandi cantanti di sempre in assoluto, vabbè, i classici che tutti citano, però sono veramente i classici, romperanno per sempre, come stile Demetrio Stratos, cioè Demetrio Stratos per me è il migliore, però insomma tantissimi cantanti, che Leon Thomas e tantissimi che hanno comunque fuso le ricerche etnomusicologiche, ricerche sulla voce, le hanno portate nella forma canzone, comunque in un modo, in un mondo, diciamo, musicali così. Però per me il bello e il brutto alla fine di tutto è un qualcosa di oggettivo, quindi bisogna ricercare, anche se fai delle cose strippate eccetera, cercare di mixarle in un modo che almeno le capisci e ti piacciono a te in primis, che non sono sicuro che molti... C'è un valore da 1 a 33. Insomma, è stato molto impegnativo, ti vedo proprio esausto da questo tipo, questo lavoro proprio che ha rubato una partita. A proposito, ma tu stasera qui stai lavorando, stai giocando, stai facendo delle pizze, con che ruolo ti proponi qua? Stasera suoniamo, tra poco suoniamo. Ma tu hai una cosa qui in mano che identifica molto per la maniera in cui ti proponi. Effetti speciali, visto che è un tour serio, eccetera, vogliamo far bella figura, abbiamo anche un po' di effetti speciali. Siete pronti? State attenti, perché vedrete un Luca che non avete visto mai, soprattutto ora. Ah! Pensavo che te la mettevi intanto che distraevo la telecamera. Ah, non fa niente. Si può mettere anche a vista una parrucca, viene bello lo stesso, eccolo, che ora trionfa davanti a noi, Luca. In questo momento sei una cantante meravigliosa. Ciao. Sì, la musica sperimentale mi affascina un casino, però ancora di più il Miss X, che ci sarà tra poco a Varese. Ti sei rifatta da poco il seno. Con che seno te lo sei? Col seno di poi? Basta, non posso rispondere. Mentre assapori il vino ci fai un preambolo vocale di quello che ci fai dopo, così ti do il microfono in mano così lo maneggi meglio, poi mi puoi dare la parrucca che io magari sono attrezzi nel mestiere, vai! Il preambolo vocale è parlato, tra poco ascolto un concerto che sarà un concerto spero interessante, spero divertente, un concerto che vi aprirà gli orizzonti e sarà in grado di portare in superficie la vostra diversità. Vedete che con Alex solo la vicinanza agli strumenti già montati sta già funzionando. Spero che vi divertiate, abbiamo un MySpace che è www.myspace.com/sgorg con due O. Lì potete un po' ascoltare le robe, poi lì ci sono anche i link alla mia roba singola, alla roba degli altri, eccetera. Oh,